Lorenzo Martelli. 1, Riccardo Muretti. 3, Francesco Pascone. 5, 4, Alex Bond. 6, 6, Max Brandt. 9, Luca Visentin. 11, Andrea Specca. 21, 21, Gabriel Malapaga. 22, 22, Felix Frank. 23, Bogdan Petrucevic. 24, Fion Svancic, Alan Brunnalda. 34, Fion Svancic, Natale Pello. 55, Oliver Martinez. 75, Gabriel Gascas, Dedici. Coppia, prima allenatore, Frank Nurt. Un benvenuto anche a noi, il signore Bassan Bernardender. Un Eisglas, un Eingang di Kutschmann-Organisation Adelshoi, aufgestellt hat, wurde einmal die Sagen Kurbenkirche, Organisation Adels, Orge, und Theater, der Appell der Restauration. Wir wünschen allen ein faires und spannendes Handballspiel. Amici della Pallamano, un saluto dalla Karl Wolf Halle di Merano. Ultima giornata del girone di andata, i Diavoli Neri ospitano i Sassari. La compagine sarda arriva a Merano da seconda in classifica, mentre i Diavoli Neri occupano la quinta posizione. Entrambe le squadre sono già qualificate per la Coppa Italia e vogliono rimanere agganciate alla parte alta di classifica. Il Merano è imbattuto dalle ultime quattro partite, con due vittorie e due pareggi. I Diavoli Neri sono piuttosto in forma, mentre il Sassari arriva da un momento un po' particolare. Infatti il loro allenatore Filiberto Cocuz ha abbandonato la squadra, rescissione consensuale si dice, e dunque sulla panchina oggi siederà Lorenzo Vosca, storico giocatore della Pallamano sarda. Dunque sembra essere tutto pronto, squadre che si stanno schierando in campo. Consueta maglia nera per il Merano, maglia bianca per il Sassari. Ultime indicazioni da parte di Jürgen Brandner a Bogdan Petricevic. Sembra essere tutto pronto, squadre schierate, si attende solo il fischio dell'arbitro. Partiti! Merano che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Vediamo subito il Merano schierato in formazione tipo. Oggi nel ruolo di pivot Andy Stricker, preferito a Martini in questa prima fase di match. Coelho, Luca Stricker, Max Brandner, Petricevic subito per Freund, Freund all'ala, la sblocca subito, Freund! Dall'altra parte siamo già con Nardin, fermato da Coelho. Due gli ex della partita, col numero 33 il centrale Bruno Bersic, e eccolo qua dall'altra parte col numero 8 Leo Kerin. Entrambi hanno vestito la maglia dei Diavoli Neri. Intanto Kerin, Martelli risponde presente. Dicevamo Kerin e Bersic oramai più di 10 anni fa hanno vestito all'inizio della carriera la maglia del Merano. Poi Bruno Bersic ha girato praticamente tutta Italia, mentre Leo Kerin ha girato praticamente tutta Europa. Ultima stagione in Spagna, e ora la soglia dei 40 anni. Un
un'altra occasione in Sardegna. Max Brandner, Petricevic, ancora da Freund. Fermato molto bene da Bronzo. Brandner. Petricevic. Si alza il braccio del passivo, deve andare a concludere. Il Merano lo fa con Brandner. Palla che rimane viva. Brzic può lanciare la seconda fase. Nardin non controlla il pallone e spreca una ghiotta occasione. Merano che può riportarsi in possesso di palla. E ancora una palla buttata via del Merano. Brzic in velocità per Alilkovic. Alilkovic tutto solo manda palla sopra la traversa. Sassari un po' confuso in queste fasi d'avvio. Gira palla al Merano senza troppa fretta. Petricevic prova a organizzare un'azione. Brandner. Ancora Brandner, scarico per Andy Stricker, fermato in maniera energica da Alilkovic. Brandner, si alza Brandner, palo pieno, recupera la palla Freund. Il Merano ritorna in possesso del pallone, ora Petricevic fa ragionare i suoi. Giro palla del Merano, sale Coelho. Brandner, Petricevic e Spanu ancora presente. Sfortunato anche questo frangente Marco Spanu. È già la terza conclusione che neutralizza, ma la palla ritorna in possesso dei Diavoli Neri. Brandner. Luca Stricker sotto le gambe, questa volta sì che trova la via del gol. Verdoliak, Brzic, Kerin. Ancora Verdoliak. Scarico per Alilkovic. E queste sono le giocate di Bruno Brzic quando trova il pivot sulla linea. I due avevano già formato l'asse. Oh, intanto bruttissimo intervento su Max Brandner. Cade a terra. Vediamo cosa deciderà la coppia arbitrale. Parlano a lungo i due arbitri. E due minuti per Alilkovic. Anzi no, due minuti sono per Verdoliak. Reo di aver trattenuto da dietro Max Brandner. Protesta ancora Vosca. Petricevic. Brandner. Scarico per Petricevic, si lotta sul pallone, il più veloce è Alilkovic a prendere il pallone. E dunque palla recuperata dal Sassari. Merano che non sfrutta la superiorità numerica.
Bersic con numero 18 è entrato Bardi Bersic, Alilković trattenuto da Freund, cartellino giallo per Freund. Alilković è quello che ha voluto. Bersic Bardi, ancora Bardi, che la terra bronzo può seguire Bardi, bellissima rete a incrociare, portiere a destra, palla a sinistra e Petricevic butta via il pallone. Verranno in confusione in questa superiorità numerica, bruttissima palla persa di Petricevic. Bardi, Bersic, esce Alilković, Sassari intanto di nuovo al completo. Kerin butta via il pallone. Luka Stricker può andare in seconda fase. Petricevic. Stricker uno contro uno su bronzo. Pochi gol in questo avvio di partita, tanti errori tecnici. Risultato fermo sul 2-2. Stricker, Brandner, Petricevic, scavalcamento a bronzo. Luka Stricker trova un varco, un passo di troppo, dice l'arbitro, si riprenderà con un 9 metri. Tanto si alza il braccio del passivo Petricevic, Max Brandner, bravo e fortunato Max Brandner, che trova il gol con una deviazione del muro che mette fuori causa a Spanu. Bersic intanto, Verdoliak, Kerin, e Kerin, altra palla persa per Leo Kerin, deve ancora entrare in partita il forte giocatore argentino. Intanto Andy Stricker tutto solo, Andy Stricker nel nulla, dormita clamorosa della difesa del Sassari. E Andy Stricker ha avuto gioco facile a battere Spanu. Merano 4 dunque, Sassari 2. Bersic. Bersic trattenuto da Petricevic. E sfondamento fischiato a Kerin. Brandner intanto. E due minuti di nuovo a Verdoliak, e questi sono i secondi due minuti nel numero 45 del Sassari, che soffre la velocità di Max Brandner nell'uno contro uno. Proteste veementi della panchina del Sassari, e dunque un problema in più per Lorenzo Vosca. Intanto Andy Stricker non controlla il pallone, lo salva l'arbitro. Si può riprendere con un 9 metri. Luka Stricker, Max Brandner, Petricevic,
Max Brandner. Pallone intercettato da Nardin. Luca Stricker, Max Brandner, murato Max. Si alza il braccio del passivo. Merano deve andare a concludere. Petricevic, Luca Stricker, bravo e fortunato Luca Stricker, con l'aiuto del palo interno va a segnare la quinta rete per il Merano. Dunque Merano 5, Sassari 2. Ancora 45 secondi di inferiorità numerica per il Sassari, che decide di giocarli senza portiere. Si alza subito il braccio del passivo Alilkovic, provato a liberare sulla linea dei 6 metri. Questa volta i 2 minuti sono per Petricevic, reo di aver trattenuto il pivot croato. E dunque ora è il Sassari ad attaccare con un uomo in più e con la porta sguarnita. Bardi, Kerin, scarico per Bronzo, Bronzo, e Bronzo va a realizzare dall'angolo. Ora Sassari di nuovo al completo. Entra in campo una vecchia conoscenza della pallamano altoatesina, Mbaye, qualche stagione a Bolzano. Intanto Aaron Dornwalder butta via il pallone. Un po' di confusione a destra, un po' di confusione a sinistra. Tanti errori tecnici in questa prima parte di partita. Berzic, Kerin, ancora Berzic, scarico per Nardin, Nardin dall'angolo sotto le gambe di Martelli, e il Sassari che approfitta della superiorità numerica per portarsi a meno uno. Ancora 30 secondi di inferiorità numerica per il Merano. Provano a far trascorrere i secondi con degli incroci per liberare Luca Stricker nell'uno contro uno, fermato molto bene da Leo Kerin. Sono riusciti a portare giù questi 30 secondi, ora anche il Merano è di nuovo al completo. Luca Stricker, un gran gol sul piede d'appoggio. Siamo già dall'altra parte con Alilkovic. Alilkovic va a colpire il palo al pieno. Si lamenta Alilkovic, che reclama una spinta. Il pallone comunque rimane in possesso del Sassari. Protesta ancora Alilkovic. Effettivamente la spinta è sembrata netta. Berzic, e sfondamento fischiato da Alilkovic. Luca Stricker, Petricevic, scarico per Freund, intercetta per un attimo Berzic ma non riesce a controllare. Pallone che rimane in possesso del Merano. Esce Stricker, Petricevic, Max Brandner uno contro uno, fermato bene da Mbaye. Max Brandner ancora, Luca Stricker, si inserisce bene Luca Stricker e trova un tiro dai 7 metri. Dalla linea si presenta lo specialista Juan Pablo Coelho. Coelho contro Spanu.
E Guelio non sbaglia. Merano 7, Sassari 4. Abbiamo superato la metà del primo tempo. Merano avanti di 3 reti. Tanto Bardi fatica a controllare un pallone. Bersic. Bardi ancora. Ancora Bersic. Kerin. Bardi sotto mano e Martelli fulminato sul primo palo. Non impeccabile in questo frangente il portiere meranese. Intanto dall'altra parte Martelli tutto solo. Martini, scusate, tutto solo. Si fa neutralizzare da Spanu. Appena è entrato in campo a freddo Oliver Martini, non ha trovato il gol, era tutto solo. Intanto Bargelli, bellissimo assist Persic, ottimo pallone controllato dal pivot sardo. E dunque Sassari che si riporta a meno uno. Brandner, Luca Stricca, Merano che ha difesa schierata fatica, si alza infatti il braccio del passivo. Max Brandner per attenzione Nardin in contropiede, tutto solo Nardin e va a pareggiare 7-7. Stricca fermato in maniera irregolare da Bronzo. E ora il Merano ha tutto da ricostruire, 7-7. Erano 3 le reti di vantaggio del Merano e in pochi minuti il Sassari è rientrato in partita. Coelho intanto stricca. Petricevic va a trovare un bel gol. Merano torna in vantaggio. Bardi si alza, Bersic scarico per il pivot, più veloce Oliver Martini a deviare il pallone, rimessa laterale. Kerin. Nardin, ancora Bersic, questa volta bravo Andy Strick a recuperare e Oliver Martini in contropiede, Oliver Martini! Siamo già dall'altra parte intanto con Bargelli, sfondamento fischiato al pivot del Sassari. Petricevic intanto, Petricevic sotto le gambe e Merano di nuovo avanti di 3 reti. Così va la pallamano. Sassari ha recuperato 3 reti in un minuto e mezzo e in un minuto e mezzo il Merano si è riportato in vantaggio di 3 reti. Dunque 10-7. Bardi prova l'uno contro uno, scarico per Bersic, Kerin. Kerin, infrazione di passi del giocatore argentino che non riesce a sbloccarsi in questa partita. Stricker, sfondamento anche per il capitano meranese. Andiamo dall'altra parte con Bronzo. Bronzo trova una gran bella rete e 2 minuti per Coelho. Dunque
Gol valido per il Sassari e 2 minuti per Coelho. Non mancano esattamente 10 minuti alla fine di questo primo tempo. Merano ora giocherà i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica. Come sempre Jürgen Prantler decide di giocare senza il portiere, l'inferiorità numerica. Petricevic. Prantler, fermato bene da Bargelli. Luca Stricker, Max Prantner, Petricevic. Si alza il braccio del passivo, Merano che deve andare a concludere. Esce Durnwalder, rientra Martelli. Ora Petricevic deve tirare. Lo fa Petricevic, ma palla che sorvola la traversa. Kerin, Bursic, Bardi, ancora Kerin, scarico per Bronzo, ancora Kerin, Bursic, scarico per Nardin, Nardin dall'ala e manca completamente la porta. Merano intanto di nuovo al completo, rientra Juan Pablo Coelho. Petricevic, Max Prantner, Luca Stricker, Max Prantner, un po' di confusione nell'attacco del Merano, prende un 9 metri Luca Stricker per provare a ricostruire l'azione. Max Prantner, Spanu gli dice di no e può lanciare anche il contropiede con Bargelli in velocità. Bargelli tutto solo e Bargelli non sbaglia. Sassari si riporta a meno 1. Max Prantner prova a scaricare per Oliver Martini, pallone che ritorna al possesso del Sassari. Nardin tutto solo, Nardin. 10-10, pareggio del Sassari. E dunque partita che va a folate. Ora i 3 gol del vantaggio del Merano sono di nuovo svaniti. Max Prantner, Luca Stricker, Petricevic, Petricevic. E questo è un bel gol di Petricevic. Intanto il Sassari in velocità fermato dall'arbitro che fa ripetere la rimessa in gioco. Tanti errori in campo da parte dei giocatori, ma tanta confusione da una parte e dall'altra. Tanta confusione anche da parte degli arbitri, stanno scontentando un po' tutte le squadre. Intanto prova a cambiare la difesa Jürgen Prantner, Oliver Martini in posizione avanzata, Bursic ne approfitta, trova un'autostrada davanti a sé e va a impattare sull'11-11.
avvicendamento tra i pali del Merano. Esce Lorenzo Martelli, al suo posto Meletti. Vediamo se ci sarà una scossa tra i pali del Merano. Coelho intanto, Petricevic per Martini che non controlla il pallone. Coelho, palo pieno, recupera la palla Nardin che si può lanciare in contropiede, fermato da Luca Stricker, e tiro dai 7 metri e ammonizione per la panchina del Merano. Dalla linea dei 7 metri si presenta Bruno Borsic. Dunque Borsic contro Meletti, rimane sulla linea il portiere meranese. Una finta di Borsic che va a infilare la palla sotto il 7. Dunque Sassari per la prima volta in vantaggio in questo primo tempo, quando mancano 4 minuti e mezzo alla conclusione di questa prima frazione. Sassari mette per la prima volta la testa avanti, lo fa con Bruno Borsic. Martini, Luca Stricker, Max Brandner, Luca Stricker, sale Coelho, Max Brandner trova l'uno contro uno, tutto chiuso, si alza nuovamente il braccio del passivo. Deve andare a concludere il Merano. Luca Stricker proverà l'uno contro uno, invece scarica per Max Brandner, murato da Kerin, e contropiede per Nardin, ancora una volta un contropiede di Nardin che non sbaglia, e il Sassari può allungare. E Jürgen Brandner fa la cosa più giusta chiamando time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Come sempre le immagini dei tifosi del Merano durante i time out. Importante riavere il pubblico alle partite, qui l'invito rimane sempre lo stesso a rispettare le regole, in modo che possiamo sempre avere il pubblico alle partite di pallamano. Merano che ora deve riprendersi e lo fa nel peggiore dei modi, bruttissima uscita dal time out per il Merano. Petricevic butta via il pallone senza forzare. E ora il parziale di 6-1 per il Sassari può allungarsi. Merano ora che cercherà di rientrare negli spogliatoi il prima possibile per riordinare le idee. Guarda intanto Borsic. Borsic scarico per Bargelli, pallonetto morbido e bellissima rete del pivot del Sassari. E questa volta le tre reti di vantaggio sono per il Sassari. Brandner intanto,
Lucky Strick. Confusione nelle file del Merano, esce Oliver Martini, Max Prantner, Luca Strick, Petricevic, è bravo, fortunato, ma pallone che rimane in possesso del Merano, doppio errore di Petricevic, palla che non vuole più entrare in porta. Merano sta facendo tanta fatica a trovare la via del gol. Petricevic, murato da Mbaye, si butta sul pallone bronzo e quasi riesce a riconquistarlo. Petricevic ancora, siamo da Freund, tocca a Spanum, il pallone entra in rete. E questa è una rete importantissima per il Merano, che riesce a muovere il tabellino. E ora, quando manca 1 minuto e 5 secondi, Bosca vuole organizzare questo attacco che sarà importantissimo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo per quest'ultimo minuto di questo primo tempo. Vediamo che attacco avrà disegnato Bosca. Probabilmente Sassari cercherà di far trascorrere qualche secondo a iniziazione per avere la possibilità di tirare negli ultimi secondi del primo tempo. Bardi invece uno contro uno, scarico per Nardin, e Meletti tocca ma non può impedire al pallone di entrare in porta. E Sassari che si riporta più tre. Quinta rete per Nardin, che è il miglior marcatore del match. Petricevic intanto, Max Prantner, Freund, e diventa una rete importantissima. Ora prova Bronzo, fermato da Oliver Martini. Attenzione cosa decide l'arbitro, bisognerà ribattere il tiro dai 9 metri. Sì, l'arbitro fa ripetere il tiro dai 9 metri. Dunque Kerin contro il muro del Merano. Prova Kerin senza troppa convinzione. Dunque si chiude così il primo tempo, Merano 13, Sassari 15, a risentirci tra circa 10 minuti per il secondo tempo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle tre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
Squadre che rientrano in campo per questo secondo tempo che vede condurre il Sassari 15-13 sui padroni di casa del Merano. Merano che aveva iniziato molto bene il primo tempo, quasi sempre in avanti, ma sul finire del primo tempo è risalito il Sassari e dunque partita più viva che mai. L'arbitro, si può cominciare con questo secondo tempo. Continua gli stessi giocatori in Bosca, Percelli a pivot e Bardi a terzino. Versici intanto Kerin. Bardi, bellissimo uno contro uno, scarico dietro la schiena di Bersic per Nardin. E Sassari che allunga di nuovo a più tre. Petricevic, Luca Stricker, Max Brandner, Coelho, Luca Stricker, Petricevic. E non trova il varco, tutto da rifare, tutto da ricostruire. Andy Stricker sulla linea, difesa in aria piuttosto evidente, nessuno protesta. Rigore importantissimo per il Merano, che a difesa schierata fa molta molta fatica a trovare la via del gol. Coelho intanto un gran sottomano sul rigore, palla nell'angolino. Intanto è appena arrivata la notizia che il Bolzano ha fermato la corsa della capolista, 29-29 il risultato da Bolzano. Intanto qualche screzio tra Bardi e Oliver Martini. Thank you.
riprendere a giocare. Con Pier Vitrale che sta un po' faticando a tenere le redini di questa partita. Bardi intanto uno contro uno, bellissima rete di Bardi che danza via tutta la difesa. Max Prantner intanto, Petricevic spreca il vantaggio, tutto da ricostruire, tutto di nuovo chiuso. Si può riorganizzare la difesa del Sassari. Andy Stricker non trova il pallone, glielo ruba Leo Chiarin in maniera irregolare, ha detto il direttore di gara. Petricevic, Luca Stricker, Petricevic, è tutto fermo. Intanto Luca Stricker trova un gol dei suoi. E Bronzo va a tirare al gioco fermo. E bruttissimo gesto di Bargelli che col portiere a terra va a tirare in porta. È lasciato uno contro uno da solo. Fortunatamente si può rialzare Meletti. Qualche screzio di troppo in questa fase di gioco, ma la partita può proseguire. Bardi, Bursic, scarico per Bargelli, pallone che rimane vivo, Chiarin, ancora Bursic, Bardi si alza il braccio del passivo, Nardin dall'angolo e Meletti para, ma la palla rimane in possesso del Sassari. Prova a riorganizzare l'attacco con Chiarin. Bursic, Chiarin e si sblocca Leo Chiarin. Intanto siamo già dall'altra parte con Coelho. Non trova la porta, nessun fischio da parte del direttore di gara che lascia proseguire. Sassari che rimane a più 3. Chiarin, Bursic sotto mano, murato da Oliver Martini, rimane a terra Bursic. Palla che arriva a Freund che non controlla, palla che rimane in possesso del Merano. Stricker, Petricevic. Stricker e va a trovare un tiro dai 7 metri. Leo, stringi difesa, Leo! Coelho contro Levan, avvicinamento anche tra i pali del Sassari. Coelho sotto le gambe di Levan, gran bel rigore di Coelho. Merano che rimane aggrappato alla partita. Ritorna in campo intanto Verdoliak al posto di Bruno Bursic. Si è infortunato nell'ultima azione
scontrandosi con Oliver Martini. Chiarini intanto prova lo scavalcamento, travolge Freund. Bardi, Chiarin, esce ancora Lilkovic, Verdoliak, Bardi ancora, butta via il pallone, recupera Freund, lancio per Oliver Martini, tutto solo, Oliver Martini, Merano di nuovo a meno uno. Verdoliak, Chiarin, prova lo scavalcamento, scarico per Lala e bellissima rete di Deloglu. Intanto è arrivato un fischio, sfondamento per Max Brandner che aveva trovato il gol, l'arbitro ha ravvisato un'irregolarità fischiando uno sfondamento al numero 6 del Merano. Continua il giro di palla del Sassari, Verdoliak prova a cercare il pivot anticipato da Andy Streik. Sembrava pulito l'intervento di Andy Streik, non aveva così l'avviso dell'arbitro. Bardi si alza intanto, scarico per Luca Streik, esce intanto Meletti a dargli manforte. Merano che può partire in seconda fase. Luca Streik, incrocio per Petricevic senza troppa convinzione. Merano decide di ricostruire l'azione da zero. Streik, Petricevic, ancora Streik, scarico per Martini. C'è una deviazione, vorrebbe una deviazione col piede, ma intanto Bronzo tutto solo, Bronzo! Torna più 3 il Sassari, 20 a 17 per la compagine sarda. Petricevic, Martini, Streicher, ancora Streicher, cerca di trovare un barco e 2 minuti per Bronzo. E dunque grossa opportunità per il Merano per provare a riportarsi sotto, devono sfruttare questi 2 minuti di superiorità numerica. Vediamo come gestirà l'attacco Petricevic. Streicher, Streicher si mette in proprio e manca completamente la porta. Questo è un errore che fa male. Con l'uomo in più provare un tiro da così lontano forse non è la soluzione migliore. E ora il Sassari attacca senza fretta. Alilkovic, Chiarin, gira palla senza fretta al Sassari. Chiarin, continua a far trascorrere i secondi il Sassari. Alilkovic, Bardi, Nardin dall'ala, Nardin
e il Sassari scappa via, anche in inferiorità numerica, allunga ancora. Coelho dall'altra parte trova una rete importantissima. Merano rimane aggrappato con le unghie e con i denti. Ma ora ci vorrebbe una scossa. Bardi, uno contro uno su Coelho, Bardi. Alinković. Verdoliak. Ancora Verdoliak, Bardi, uno contro uno su Coelho, Nardin ancora, Nardin. Questa volta Veletti c'è. E prova a suonare la carica per i suoi, Petricevic deve sfruttare la superiorità numerica, palla per Freund all'angolo, Freund e lascia il pallone lì. Gioco facile per Leban parare. Questo è un errore che fa male al Merano. Era una grossa occasione per accorciare ulteriormente il risultato. Kerin, Bardi, Verdoliak, palo esterno. E dunque Merano che ha un'altra occasione per accorciare ulteriormente. Luca Stricker, Max Brandner, scarico per Petricevic, butta via il pallone. Bardi tutto solo e Meletti gli dice di no. E Petricevic butta via il pallone. E tanti errori da una parte e dall'altra in questa fase di gioco. Squadre che non riescono a trovare continuità. Rientra intanto Bruno Borsic. Kerin, Verdoliak, Borsic ritorna per vie centrali, fermato bene da Luca Stricker. Borsic, Verdoliak, Nardin e trova ancora una rete, Nardin, ottava rete per lui. Sicuramente il migliore in campo. Dalla che ha vestito anche la scorsa stagione la maglia della nazionale. Stricker, Petricevic, Petricevic uno contro uno su Mbaye. Max Brandner uno contro uno. L'arbitro fischia. Qualche problema? No, tutto a posto, si può riprendere. L'arbitro aveva segnalato qualche problema, ma... Ah, Luca Stricker ha dovuto uscire perché perde del sangue dalla gamba. Ecco cosa ha segnalato l'arbitro. Dunque il Merano dovrà fare a meno del suo capitano per questa azione. Oliver Martini, bellissimo gol di Martini. E questo è importantissimo, trovare anche dei gol da pivot. Alinković, Borsic, Kerin, prova a scaricare per Alinković che di potenza trafigge Meletti. Dornwalder dall'altra parte, Petricevic,
E Jürgen Brandner chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Abbiamo visto un Jürgen Brandner abbastanza arrabbiato che prova a disegnare sulla sua lavagnetta le posizioni, tanti errori per il Merano, soprattutto in attacco. E ora il Merano ha bisogno assolutamente di trovare la rete con continuità. Vediamo se sarà qualche stato cambio, infatti Cascone in posizione di pivot e Visentin all'ala. Queste le scelte di Jürgen Brandner. Intanto difesa più aggressiva da parte del Sassari. Stricker, Petricevic. Ancora Stricker, Visentin. Coelho. Stricker si alza il braccio del passivo, non è successo niente, il Merano deve andare e Luca Stricker trova una bellissima rete. Una rete importantissima quella di Luca Stricker, il capitano prova a dare una scossa ai suoi. Bursic intanto, Verdoliak, Kerin, Kerin trova la rete, Leo Kerin di Potenza, penso Petricevic, Visentin, Visentin, appena entrato Visentin trova subito un gol importantissimo, Merano risponde subito. Intanto rientra Spanu, esce Levan tra i pali del Sassari. Kerin, Verdoliak, ancora Kerin, Bursic, si alza Bursic, para molto bene Meletti, Petricevic, Coelho, palla che ritorna a Petricevic, Luca Stricker, tutto chiuso per vie centrali, Visentin dall'angolo, un intervento di Bruno Bursic che prende anche 2 minuti, dunque rigore per il Merano e 2 minuti per Bruno Bursic. Si riporta la sfida Spanu contro Coelho. Tutto è pronto. Attende solo il fischio dell'arbitro, fischia l'arbitro e questa volta Coelho neutralizza con la sua testa. Va subito a scusarsi Coelho. Colpito in pieno volto Spanu. È rosso! Si scusa Coelho, ovviamente non c'era volontarietà.
il colpo è sicuramente dolorosissimo, si rialza Spanu fortunatamente, sembra si possa continuare, anzi no, e c'è cartellino rosso per Coelho. Cartellino rosso dunque per Juan Pablo Coelho e cartellino blu anche. Sicuramente non c'era stata cattiveria. Deve tirare il pallone. Squalifica però non è sempre. Vediamo ora che si cerca di recuperare il pallone che è rimasto incastrato nella rete a protezione del muro dietro la porta. Non si riesce a recuperare il pallone. Fase un po' comica adesso. Vediamo Lilkovic che cerca di tirare giù il pallone. Vediamo se finalmente si può riprendere. No, si vuole assolutamente quella palla. E finalmente Alilkovic riesce a tirare giù il pallone, si può riprendere finalmente a giocare. Dunque si riprende con il Sassari in inferiorità numerica, però avanti di 3 reti. Merano ha sprecato su rigore una ghiotta occasione, non solo ha sbagliato il rigore ma anche il cartellino rosso a Coelho. E ora il Merano dovrà fare a meno del suo mancino per gli ultimi 11 minuti e 20 di questo secondo tempo. Dunque Max Prantner rimane l'unico mancino a disposizione di Jürgen Prantner. Vediamo quale scelta farà per questo finale di partita. Kerin, palla che è buttata via. E ora vediamo chi entra per il Merano. Sarà Aaron Durnwalder a giocare a terzino destro e Max Prantner all'ala sinistra. Decide di giocare così Jürgen Prantner questi ultimi 10 minuti di partita. Stricker, Durnwalder, ancora Stricker, Stricker, Domenbacco, e trova anche il gol. Merano a meno 2. Partita che rimane aperta. Parti, Kerin, scarico per Nardin, Nardin sotto le gambe di Meleti che si arrabbia, si dispera. E dunque Sassari che ritorna più 3 con la nona rete di Nardin. Stricker, Petricevic, Max Prantner, Durnwalder. Durnwalder, trazione di passi e butta via il pallone il Sassari con Verdoliak. E ora il Merano che deve spingere in velocità. Visentin, Visentin, e Spanu gli dice di no. Sergio è protagonista, Spanu in questo finale di partita. E ora Vosca vuole fare un po' d'ordine, chiama un time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857.
la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Merano 22, Sassari 25. 8 minuti e 50 da giocare. Bersic. Attacco che potrebbe essere importantissimo. Questa esce fuori Oliver Martini. Bardi uno contro uno. Bersic prova a inserirsi, butta via il pallone. Il Merano chiude in seconda fase. Non riesce a trovare la via del gol. Beh, senza Coelho c'è il problema che manca un mancino in campo. Quindi attacco del Merano, tutto da riorganizzare. Luca Strick scarico per Oliver Martini, che conquista un pallone di prepotenza e va a siglare una gol importantissimo. Dunque partita che rimane aperta. Sembrava una palla persa, è stato bravissimo Oliver Martini a riconquistarla. Bersic intanto, Kerin tutto solo, Kerin, e Meletti gli risponde di no. Cascone intanto, pallonetto, e bellissima rete di Cascone. Trova così la sua prima marcatura in questo match. Merano che si riporta a meno uno. Che Sassari trema la mano. Bronzo prova per vie centrali. Bronzo conquista 9 metri più che altro per mettere ordine. Bersic prova l'uno contro uno. Bersic e trova un tiro dai 7 metri. Tutta l'esperienza di Bruno Bersic, che nel momento più difficile per la sua squadra trova un 7 metri importantissimo. Intanto 2 minuti per Meletti. Probabilmente ha protestato troppo col direttore di gara. E dunque 2 minuti che peseranno tantissimo per il Merano. Rientra tra i pali Lorenzo Martelli contro Pereira. Pereira! Pereira che oggi non ha giocato, infatti lo vediamo rientrare zoppicando. È entrato solamente per questo tiro dai 7 metri. E dunque l'inerzia che sembrava della partita, che sembrava aver preso via del Merano, adesso con questo 7 metri conquistato da Bruno Bersic rimette sulla strada del Sassari. Dunque Sassari di nuovo a più 2 e Petricevic butta via il pallone. Fortunato in questo frangente lo salva il fischio dell'arbitro. Max Prantner, Dornwalder, Petricevic, Petricevic ancora, Dornwalder si alza il braccio del passivo,
bisogna andare a concludere. Luca Stricker prova a trovare un varco. Tocca al volo, ha cercato la giocata al volo, ma è stata attenta la difesa del Milan. Sotto mano intanto di Petricevic, risponde Spanu di par suo. E dunque, quando siamo esattamente a 5 minuti dalla fine, il risultato rimane inchiodato sul 24-26. Sassari che con questo attacco potrebbe mettere la parola fine al match. Bursic, Bardi, Kerin, bronzo dall'angolo, Martelli! E al Merano serviva un miracolo del suo portiere, è rientrato nel momento giusto. Ora trascorsi anche questi 2 minuti di inferiorità numerica. Merano che però ora deve trovare il gol se vuole tenere vive le speranze di questa partita. Dornwald, Petricevic, Luca Stricker. Non sa dove passarla Luca Stricker, Petricevic, e uno sfondamento ancora una volta di Petricevic. Bursic saggiamente decide di giocare anche col cronometro, rallentando l'azione. Sassari che continua il suo giro di palla, fa trascorrere più secondi possibili poi per liberare al tiro qualcuno. In questo frangente Kerin non trova il varco per andare a concludere, chiede la distanza a Lilkovic. Kerin, Bardi si alza il braccio del passivo, Kerin e mette lui la firma. Leo Kerin chiude il match. Sassari a più 3 minuti dalla fine. Merano sembra anche non crederci e Jürgen Prantner prova a dare una scossa ai suoi chiamando time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Tre minuti alla fine dell'incontro, 3 gol da recuperare per il Merano. L'impresa sembra molto difficile. Ora il Merano ha disperato bisogno di un gol veloce. Prova giocando con 7 uomini in attacco. Visentin e Spanu li chiude la porta. Grande protagonista di questo finale di partita, Marco Spanu. E ora esulta tutta la panchina del Sassari. Prova una difesa aggressiva al Merano, marcatura uomo per Bruno Bursic. Bardi, Kerin, bronzo, ancora si ritorna da Kerin, si alza il braccio del passivo, si cerca di liberare Bursic, Kerin, tutto solo, Kerin da centrocampo ci prova, Martelli neutralizza. E Petricevic butta via un pallone che Nardin conquista, ringrazia, chiude la partita,
decima rete per Nardin, 28esima rete per il Sassari. La partita di fatto finisce qui con una vittoria meritata del Sassari. Troppi gli errori da parte dei Diavoli Neri per poter portare a casa questa partita. Erano tanto da cui recriminare. La Petricevic, altro errore tecnico, passi schiati al centrale montenegrino. E dunque Sassari che può accorciare sulla capolista. Come sanno, infatti ha lasciato un punto a Bolzano. Chierin intanto da fermo. Petricevic. Luca Stricker oramai si cerca solo di far passare i secondi per finire la partita. Bella rete di Luca Stricker, ma oramai serve solo di contorno. Sassari porta a casa i due punti. Ancora 20 secondi da giocare. Kerin, Bursic, Bardi, tiro fuori, Martelli prova il lancio per Oliver Martini. Finisce qua. Si conclude così questo 2021 con il Sassari che esulta giustamente, delusione invece sui volti dei giocatori del Merano. Dunque da Merano è davvero tutto. Merano 25, Sassari 29. Con un saluto e un ringraziamento da Luca Bonissegna, arrivederci al 2022. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.